Partiamo con la prima puntata. Siamo a Bolzano e ci troviamo nel Trentino Alto Adige, esattamente presso l'hotel Carezza, perché da qui parte un progetto chiamato Trentino Alto Adige Calabria con Nubio Vincente. Ve ne parlerò dopo le immagini. Rimanete con noi. Il tesoro del Duomo. Il tesoro del Duomo di Bolzano si annovera fra i più ricchi inventari di corredi sacri di età barocca dell'area tirolese. Accanto ai preziosi paramenti liturgici e ai gonfaloni dipinti da rinomati pittori, esso si segnala soprattutto per i pregiati prodotti di oreficeria del XVIII secolo. Il Museo del Tesoro del Duomo di Bolzano, con i suoi quasi 100 oggetti in esposizione, offre non solo un interessante sguardo sul canone della liturgia cattolica, ma dedica particolare attenzione anche alla storia della pieve bolzanina e a quella della chiesa parrocchiale. Via Portici. Via Portici è una delle vie più conosciute e frequentate della città. Da sempre cuore pulsante della vita commerciale di Bolzano, i portici sono famosi per la sequenza ininterrotta di negozi eleganti, raffinati, tradizionali e moderni e dalle vetrine particolarmente curate ed invitanti. Per questo Via Portici è considerata uno dei centri acquisti più rinomati ed apprezzati della regione. È consigliabile ammirare le stupende facciate riccamente ornate ed impreziosite dagli erker, sporti murali poligonali. Si consiglia anche di dedicare del tempo alle due antiche farmacie alla Madonna e Aquila Nera. La prima è considerata un piccolo museo di oli, essenze, tinture, balsami, tisane, nonché all'emporio dell'Associazione degli Artigiani Atesini. Incontriamoci, finalmente la nostra prima puntata, una puntata che parte direttamente da Bolzano, dove siamo stati invitati per partecipare a quello che è un connubio fra il Trentino Alto Adige e la Calabria. Ci aspettano qui tutti gli amici calabresi, non vedono l'ora di essere in onda per mandare questo servizio importante. Un connubio, loro lo definiscono già vincente. Io vedo tanta gente, provo a entrare e vediamo che cosa succede. Rimanete con noi perché lo vedremo insieme.